Ciao amici e benvenuti in questo video dove voglio presentarvi un mostro. Ma non avete paura, non voglio presentarvi un mostro horror, ma un mostro di computer. Mi riferisco a l'HP Pavilion ENVY. L'HP Pavilion ENVY è dotato di un processore i7 6500U, RAM 12 GB di RAM, il processore di sesta generazione, RAM di 12 GB di RAM DDR3, hard disk da 1 tera, che io trovo un po' il collo di bottiglia di questo computer, perché dotato di un SD sarebbe proprio una scheggia. Display Full HD con schermo antiriflesso. Parliamo di una scheda GTX per chi è amante di gaming, oppure per chi lavora a programmi CAD come AutoCAD, ArchiCAD, conoscerà sicuramente questo tipo di scheda grafica ad alte prestazioni. Questo è un computer che consiglio ai professionisti del settore, come architetti, ingegneri, ma anche per chi utilizza programmi di fotoritocco o videomontaggio. I materiali comunicano solidità ed eleganza, sia i tasti, che trovo precisi e solidi, anche se la corsa dei tasti è molto breve, anche il touchpad lo trovo abbastanza largo, anche se delle volte l'ho trovato un po' impreciso. Ma comunque chi ci lavora utilizza sicuramente il mouse. Questo computer è dotato di un ottimo sistema audio Dolby. L'hard disk è di 1 tera, quindi è sufficiente per salvare file voluminosi, anche se con un SSD questo computer sarebbe proprio una scheggia. Dotato di un sistema operativo Windows 10 Home 64, la velocità del processore è 2,5 GHz, la risoluzione dello schermo è di 1920x1080. Passiamo alla dotazione delle porte esterne, dove troviamo due uscite USB laterali sulla sinistra, l'HDMI, il cavo Ethernet e l'alimentazione del computer. Sul lato destro troviamo l'altra USB, masterizzatore DVD e jack per le cuffie. Troviamo il LED che ci comunica l'accensione del computer, ma non solo. Troviamo finalmente anche il LED sul pulsante di accensione del computer. E voi dite, ti sorprendi per così poco? Sì, perché ultimamente stanno prendendo il vizio di realizzare computer senza LED. Il LED è importante per comunicare lo stato del computer, se per caso si trova in stand-by, se è spento, se ha qualche problema di accensione. Insomma, cari produttori, continuate a realizzarlo e a inserirlo. Riepilogando tutto, è un computer che io consiglio ai professionisti del settore, e ripeto, architetti, ingegneri, a chi è che lavora in programmi 3D come Studio Max, per chi lavora con programmi di editing con Premiere, Pinnacle, che sono molto golosi di RAM, e 12 GB di RAM credo che siano sufficienti per saziare questi software. Un altro difetto è la batteria al litio, che trovo un po' troppo piccola per questo computer. Vabbè, tanto chi lavora con programmi che richiedono potenza deve lavorare per forza sotto rete elettrica. Il computer pesa su per giù poco più di 2 kg. La batteria è estraibile. Per chi è interessato a questo notebook, sotto al video, nella descrizione, ho inserito il link dove potete leggere e approfondire la scheda tecnica di questo prodotto. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo di cliccare su like, e per chi vuole continuare a seguirmi può iscriversi al canale cliccando sul pulsante iscriviti. In questo modo sarà avvertito
ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video. Ciao!